Con il termine biodiversità si intende il repertorio di organismi viventi che noi possiamo trovare in un determinato ambiente. Il termine è un termine molto utilizzato in ambito biologico e in effetti è stato utilizzato anche per identificare condizioni differenti tra di loro. Perché perdiamo la biodiversità? Beh, principalmente per l'attività umana. Devo dire che le attività umane sono state sicuramente la principale fonte di perdita della biodiversità in epoca recente. Va sottolineato il fatto che nel corso della vita sulla Terra, quindi nel corso degli ultimi 650 milioni di anni almeno, la biodiversità della Terra è andata incontro a momenti di crescita, di aumento e di diminuzione. Quindi questi andamenti ciclici sono naturali, diciamo così. Sicuramente negli ultimi anni un aggravio di perdita della biodiversità è imputabile alla specie uomo, quindi questo è l'interesse verso la perdita della biodiversità in epoca recente. Allora, le diverse forme di vita possono garantire sicuramente una fonte di cibo sicura per l'uomo. Anzi, direi che è stata la nostra storia, quindi in epoca recente, la storia dell'uomo è stata quella di identificare e sfruttare la biodiversità per fonte di cibo. Negli ultimi 10.000 anni siamo passati da animali raccoglitori a animali allevatori e coltivatori. Quindi sicuramente la biodiversità è stata una fonte di cibo in tutta la nostra storia. Ora l'aspetto interessante è che questa biodiversità può essere utilizzata anche per incrementare, per ridiversificare, diciamo così, la nostra alimentazione in ultima analisi, perché sicuramente negli ultimi decenni con un processo globale, quindi con una interazione globale dell'uomo sempre maggiore, si è andata verso una semplificazione della biodiversità coltivata, allevata, cioè si è andata verso poche linee che sono quelle principali allevate, un processo che in ambito biologico si chiama di erosione genetica. Da questo punto di vista è un discorso che, diciamo, può essere potenzialmente pericoloso, perché semplificare e utilizzare in maniera monoculturale o in maniera mono razza gli allevamenti o le coltivazioni può aumentare i rischi di pericoli, di danni, che possono essere parassiti, che possono essere malattie, a questi organismi che potrebbero essere di grosso impatto, visto che l'economia diventa più o meno, diciamo così, standardizzata e semplificata. L'agrobiodiversità, è proprio quindi questo discorso, cioè il fatto che, il termine, diciamo così, in ambito co di coltivazioni cultivar o il termine razza per l'allevamento identifica il fatto che all'interno di una singola specie l'uomo ha differenziato moltissimo nel corso della storia dell'allevamento e dell'agricoltura le forme appunto allevate o coltivate. Pensate che semplicemente con un termine cultivar, una tipica pianta può avere migliaia di cultivar distribuite in tutto quanto il mondo. Questo ovviamente che cosa caratterizza? Caratterizza il fatto che il prodotto che viene allevato o coltivato è adattato alle condizioni ambientali in cui questo organismo si viene a trovare. Quindi abbiamo la tipica capra di montagna o il tipico pesco della riviera. Quindi insomma, da questo punto di vista, la biodiversità in ambito agricolo, in ambito di allevamento intende, presuppone il fatto che ci sia appunto questa specializzazione, questo adattamento particolare degli organismi a certe determinate condizioni ambientali. Ovviamente questo è importante perché le condizioni ambientali influenzano fortemente lo sviluppo di un organismo, la crescita di una pianta e quindi il connubio tra appunto condizioni ambientali, condizioni genetiche che questi organismi hanno, dà i suoi frutti migliori in quelle particolari condizioni. È una tecnica che permette appunto tramite un'analisi molecolare del DNA di identificare univocamente un organismo, sia esso una pianta, un animale, un batterio. E questo è particolarmente utile perché
possiamo, tramite questa tecnica, partire da matrici che sono tra di loro anche molto diverse, matrici che magari, voglio dire, possono contenere soltanto tracce di un organismo, e grazie appunto a questa tecnica molecolare noi possiamo identificare e in qualche modo fornire un elemento maggiore di tracciabilità appunto sull'alimento. Una delle ricerche che stiamo facendo in questo momento, ad esempio, è la ricerca di determinati pesci che sono presenti negli omogeneizzati. Noi abbiamo un omogeneizzato, quindi per noi ci dobbiamo fidare che nell'omogeneizzato c'è la platessa, come dice l'etichetta. Grazie a questa tecnica molecolare appunto, di identificazione, che nasce in altri ambiti, nasce in ambito di ricerca di base, ma che noi usiamo anche in ambito applicativo, noi possiamo cercare di capire se effettivamente all'interno di questa matrice, quindi che è l'omogeneizzato, è presente quel determinato organismo, in questo caso dicevo appunto la platessa. Quindi l'ambito principale in cui il DNA barcoding può coadiuvare e essere utile nell'agroalimentare è sicuramente l'ambito della tracciabilità.